Allora, Presidente Casini, c'è stata una correzione di tiro, cioè mentre il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, che peraltro sono due persone insomma, responsabili, avevano lasciato, non è che avessero dichiarato guerra a nessuno, ma insomma avessero lasciato immaginare la possibilità di un intervento, certo non unilaterale, ma un intervento militare prossimo, il Presidente del Consiglio ha frenato. Perché? Ma adesso, al di là delle dinamiche interne del governo, mi sembra che il Presidente del Consiglio abbia fatto bene oggi a intervenire e a dire delle cose chiare. Prima di tutto che la situazione è pericolosa, il Libia è fuori controllo, ma per farci capire dalla gente, qui non ci sono i buoni contro i cattivi. Noi interveniamo a favore degli uni contro gli altri, sarebbe troppo semplice. Qui c'è una situazione di caos generalizzato. Il dopo Gheddafi in Libia significa tribù che per fatti etnici, altri per fatti religiosi, per questioni di diverso tipo e di difficile, diciamo, interpretazione, si combattono tra di loro. Oggi un intervento nostro in Libia non si può che configurare in una cornice, primo, di chiarimento che non c'è stato, dopo aver fatto di tutto perché si rafforzasse quel dialogo politico che è mancato nell'ambito di una cornice ONU, ma soprattutto dopo che i paesi vicini si saranno assunti la responsabilità. Il tema dell'Egitto, dell'Algeria, della Tunisia è indispensabile. Evocare un'azione militare italiana fuori da questa cornice significa davvero creare un No, allarmismo. l'azione militare italiana è da soli, andiamo nessuno, Sì, ma è non è mai importante, successo una cosa di questo le genere, parole voglio dire. hanno un peso. Sì. Giustamente il Presidente del Consiglio ha riportato un po' all'ordine nel disciplinare un traffico che è in questa situazione assai delicato. Devo Allora. anche dire che ci sono alcune questioni, tipo l'immigrazione clandestina, che hanno una connessione diretta con questo. Nei giorni scorsi abbiamo saputo, ci sono anche rapporti dei servizi che dicono questo, che sotto la minaccia di armi, di Kalashnikov, persone, poveracci, disgraziati, sono stati obbligati col mare in tempesta ad imbarcarsi sulle carrette del mare. Perché? Perché qui c'è un disegno, dobbiamo aprirci gli occhi, non essere ingenui. Il disegno di creare le catastrofi umanitarie che si stanno creando per spingere l'opinione pubblica italiana ed europea ad assumere provvedimenti che evidentemente i criminali in Libia ritengono funzionali ai loro interessi. Allora, Allora stiamo attenti, che è emblematico del fatto che probabilmente a fare il numero di questo centro nazionale saranno gli stessi scafisti. Per cui io devo dire, credo che sia encomiabile quello che fa la Marina Militare, ma stiamo anche attenti perché delle migliori intenzioni è lastricata la via dell'inferno. Noi non possiamo neanche diventare indirettamente e involontariamente strumenti della criminalità organizzata, cioè quelli che ordiscono i traffici di questi esseri umani che ci prendano come taxi del mare. Per cui il tema va approfondito seriamente, fuori da ogni polemica, ma anche con molta, tra virgolette, laicità, perché quello che lei ci ha detto è una cosa esplosiva. Cioè, questi hanno il kit, benissimo, però, voglio dire, salvare la vita umana è il compito di uno Stato umano come il nostro, ma incentivare indirettamente traffici che possono finire poi per essere quello che sono, cioè mercanzia di morte, perché questi. E non è un caso quello che dicevo prima, che questi oggi sono spinti col mare in condizioni di avversità atmosferiche terribili ad imbarcarsi. Non vorrebbero imbarcarsi, ma sono minacciati dalle armi ad imbarcarsi, perché questi Ma è scafisti un anno cercano le che tragedie del diciamo. mare. Ma a me sembra che, scusa, l'atteggiamento del governo, il governo ha ereditato, il governo Renzi, il tema di Mare Nostrum, che ha risposto anche a un'esigenza, diciamo, di umanità, perché uno Stato è anche umano, persone che muoiono. Dopodiché c'è stata la cosa che Salvini ha denunciato, noi abbiamo fatto una commissione esteri che ha udito il direttore generale degli interni che ci ha detto cose non troppo diverse e si è corretto la rotta. Certamente noi dobbiamo guardare, avendo presente due esigenze, l'umanità ma anche quello di non Cioè, alla farci sostanza che strumentalizzare dagli stasera al scafisti di centro morte, d'accoglienza di perché. Lampedusa ci sono 1.000 persone, voglio dire, non sanno più dove metterle e se ne aspettano molte, molte migliaia, perché se il criterio è questo, noi dobbiamo aspettarci un'invasione di cui non abbiamo nemmeno l'idea.
Sono guardate, di il modello con cui si è evitato questa cosa in passato c'è ed è quello del rapporto tra Italia e Albania. In Albania noi abbiamo fatto due cose. Primo, abbiamo stabilito un contingente di terra perché c'era un governo albanese con cui si poteva dialogare, qua non c'è. Ed è la necessità, questo di conseguenza, di trovare una qualche forma di statualità lì, perché sennò questo contingente di terra non lo metteremo mai. Secondo, i nostri servizi segreti, lo sanno tutti, a questo punto si può dire tranquillamente, andavano nei porti come quello di Vallone, eccetera, a fare saltare le carrette del mare per impedire che venissero utilizzate, non per un attraversamento, ma per 10. Questo è stato il modo con cui noi abbiamo bloccato il traffico in Albania. E oggi c'è una situazione di tranquillità e di serenità già da tanti anni. Allora, il problema, è stato detto da Margelletti benissimo, è che il presidente del governo di Tobruk ci chiede di intervenire, ma non parla non solo coi jihadisti che si sono a sua volta convertiti in ISIS dalle altre parti, perché qua non c'è l'ISIS, qua ci sono delle tribù che stanno diventando ISIS per uno spirito emulativo, ma non parla nemmeno coi jihadisti moderati rispetto agli altri di Tripoli. Se non c'è un minimo di capacità di istruire politicamente questa pratica, interveniamo dove, con chi, per far cosa e dopo cosa succede? Tutte queste sono risposte che se non ci poniamo oggi finiamo irresponsabilmente per avallare allora, una confusione generale. Abbiamo sicuramente alcune delle qui. Cose che ha detto Salvini sono giuste. Questa cosa su Gheddafi fu alla fine si è rivelata una follia allo stato puro, perché abbiamo non un Gheddafi come prima, ma ne abbiamo 100-200. Esattamente. Il problema vero, se vogliamo però andare a ritroso, è anche un altro. Le follie vere sono state anche le teorie come quelle di Bush sull'esportazione della democrazia. Sì, perché tutto, pensare tutto che discorso, noi riusciamo a esportare dubbio. Il nostro standard democratico in Afghanistan e in Iraq, questo francamente, con qualche discussione là. Temo che dovrebbe...